Benvenuti al TG di Glu Glu della Baby Redazione di Cremona 1. Anche oggi cercheremo di tenervi informati sul tema dell'acqua, del consumo consapevole e dell'ecologia. Ma partiamo con la prima notizia. Sono ben 700 le specie animali messe in pericolo dalla grande quantità di rifiuti di plastica presenti nell'ambiente. A soffrirne maggiormente sono gli animali acquatici e marini. Le tartarughe, i delfini e le foche, per esempio, restano impigliate nelle convenzioni e reti di plastica. Gli uccelli e molti altri pesci, invece, si nutrono di pezzi di plastica che ostruiscono lo stomaco dell'animale fino a provocare la morte. Anche i pesci molto piccoli mangiano molta plastica, compreso il plancton, che è un nutrimento delle balene. Sono stati ritrovati dai crostacei che vivono a 11.000 metri sotto il mare, con la pancia piena di plastica. La media Virgilio ha fatto riflettere Eleonora Busi e Glu Glu sul tema dello spreco di una risorsa importante come l'acqua. Vediamo la loro inchiesta. Glu Glu, i ragazzi della seconda B Virgilio ti hanno usato per andare a caccia di sprechi e spreconi. Hai capito che l'acqua non è infinita? Lo sai anche tu? Senti, con chi parliamo del discorso dello spreco dell'acqua? Ce l'hai? Dimmi un po'. Ah, è vero, potrebbe essere la persona giusta. Andiamo a vedere. Eh sì, devo proprio salire un paio di piani e andare a parlare col direttore generale di Padagnacque. Vado! Direttore generale, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. La seconda B Virgilio è andata a caccia di sprechi e di spreconi. Ha capito che l'acqua è una risorsa importante ma che non è infinita. Negli acquedotti italiani si spreca moltissima acqua. Qual è la situazione di Padagnacque? Beh, la situazione diciamo che è buona. Pensate che in Italia circa il 45% dell'acqua degli acquedotti viene persa ogni anno. E noi siamo tra il 20 e il 23%, e questo fa sì che Padagnacque sia stata classificata come acquedotto in classe A, cioè tra quelli che sprecano meno acqua in Italia. Come possiamo fare per risparmiare acqua ed evitare quindi inutili sprechi? Beh, la prima cosa è la consapevolezza, perché basta ricordarsi che consumiamo mediamente 200-250 litri al giorno di acqua ciascuno di noi. Quindi è un consumo lento e nascosto, perché nessuno ha la percezione di stare consumando 250 bottiglie d'acqua al giorno. Eppure questo succede. Quindi la prima cosa è, mi raccomando, lasciate aperto il rubinetto per il tempo minimo indispensabile per fare quello che state facendo, per lavarvi, per lavare i piatti, per lavare la verdura. Appena avete finito lo chiudete e poi controllare bene che non ci siano rubinetti che perdono. Appena vedete una goccia, chiamate l'idraulico e riparatela. Grazie mille al direttore generale Glu Glu, direi che la missione è compiuta. Studio, ti restituisco la linea. Anche quest'anno l'acqua della nostra provincia sarà tra le più economiche in Italia e in Europa. Ben 1000 litri di acqua del rubinetto costano infatti poco più di 1,50 euro, mentre la media italiana è di circa 2 euro. A Barcellona e Lussemburgo lo stesso quantitativo d'acqua costa più di 3 euro, a Londra più di 4 e a Copenaghen addirittura 8 euro. È arrivato il momento di collegarci con gli amici di Abracadacqua. Dottor Pozzo! Dottor Pozzo! C'è una perdita! Che cosa c'è? Si svegli! Dottor Pozzo! Ehi, che guardi! Piano, abbiamo una perdita! Piano, che cosa sta... Dobbiamo fermarla! C'è una perdita, presto! Cosa possiamo fare? Di una perdita! Procedura di emergenza! La procedura di emergenza! Diamoci da fare! Gira, 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 schiaccia e tira! L'acqua blocca e più non tocca! Gira, gira, schiaccia e tira! L'acqua blocca e più non tocca! Gira, gira, schiaccia e tira! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Ah. Ma che strano, perché questo è l'indicatore dei ghiacciai e delle montagne! Sì! Infatti, guarda! Questo è ghiaccio! Sì! Si sta sciogliendo! Si stanno cominciando a sciogliere! Beh, ma forse, dottor Pozzo, è normale. Dopotutto è una bellissima giornata di sole no, e ghiaccio... No, 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 no! Non è normale! Perché quelle montagne sono così in alto che lì il ghiaccio non si scioglie mai! Eh
vero. Infatti si chiamano ghiacciai perenni perché non si sciolgono mai. E anche d'estate si vedono gli sciatori scendere dalle montagne sotto uno splendido sole. Sì, però se... Se si sciolgono vuol dire che fa caldo, e se fa caldo vuol dire che a me sembra che effettivamente il sole, no? Lei non sembra un po' troppo che il sole... Silenzio! Io non riesco a pensare con tutte queste farneticazioni. Scusi, ma volevo solo dire che il sole... Solo? Stai lì da solo, zitto! Ma io volevo solo... Sì, solo, soletto, bravo! Ma il sole, dottor Pozzo, il sole è bollente! Che novità! Il sole è bollente, vero? E il cielo è azzurro. E l'erba è verde. E tu sei stolto! Il sole è bollente! Vado a vedere. Il sole è bollente. Sì. C'è da dire che il sole è bollente, sì. Già. Ci deve essere un problema nell'ozono. Sì, proprio in quella zona. Ma no, non in quella zona. Nell'ozono. L'ozono. Sì. L'ozono è un gas buono, ed è come una copertina, una copertina che sta esattamente tra noi e il sole. E in questo modo ci protegge, altrimenti i raggi del sole sarebbero così forti da bruciare tutto quanto. Ma, dottor Pozzo? Sì? Ma nell'ozono c'è un buco. Oh, sì, è anche un buco. Sta uscendo del fumo! Ah, del fumo irrespirabile! Ma non va mica bene così! No, certo! Dobbiamo fare qualcosa! Dobbiamo riuscire a tappare questo buco! E come possiamo fare? Non lo so! Dobbiamo pensarci! Pensa! Trovato! Ma certo! Ci vuoi mettere il dito? Ma no! Ma che dito? Ci metteremo una toppa. Una toppa, certo! Ah, prenderemo una scala, arriveremo fino al cielo e lì metteremo una toppa e salveremo il mondo. Andiamo. Procediamo. Ecco la toppa. Tu sarai la mia scala e io metterò la toppa e così salveremo il mondo. Procediamo. Andiamo. Stop! Che cosa c'è? Ma io sono molto più magrolino di te. Oh. Guarda, non ho neanche il sedere. Boh. E questa non è una fortuna. Forse tu dovresti essere la mia scala. Dici? Dico. Oh. Beh, ma solo per questa volta. Solo per questa volta. Perché le gerarchie sono importanti. E anche la dieta. Ti consegno la toppa. Sì. E io farò la scala, ma solo per questa volta. Eccoci qui. Allora, io farò il gradino come una scala e tu tapperai il buco dell'ozono. Molto bene. Vai. Procediamo. Ecco, sali. Pronti? Piano. Aiuto. Non ci vedo. Arrivo alla toppa. Ma che puzza. Non funziona. Accidenti. Dobbiamo trovare un modo un po' più stabile. Sì. Allora, la toppa adesso la prima. Ecco fatto. Allora, così. Io stabile. Ecco. Uno. Due. Tre, vai! Piano, però. Attento, non venire. Non ho le mani libere! Oh, ah! Aspetta, allora io andrò giù e tu sali. Sì. Presto, dobbiamo arrivare al cielo. Pronti? Partenza? Via! Uno e due. Sei salito? Ce la sto facendo. Ce l'hai fatta? Dai. Quasi. Sei sicuro? Quasi, sì. Perfetto. Oh, mamma mia, che altura! Ecco fatto. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ah, abbiamo salvato il mondo! Beh,
In realtà ci abbiamo solo messo una pezza. Con un aggiornamento sulla direttiva che riguarda l'acqua potabile, l'Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di promuovere tra i cittadini l'utilizzo dell'acqua del rubinetto. L'obiettivo è quello di valorizzare la qualità di un servizio che viene già offerto agli utenti. Inoltre, continua l'Unione Europea, sarà importante anche far conoscere le caratteristiche dell'acqua che è sicura e controllata e diffondere l'installazione di fontanelle pubbliche. Questa era la nostra ultima notizia. Il telegiornale di GluGlu torna tra 7 giorni.